Ciao ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega Wow! E scusate, stavo studiando bene una volta per tutte una cosa molto importante che riguarda ognuno di noi. Beh, è stato semplice, ma finalmente ho imparato come si fa la raccolta differenziata. Sapete che io sono un pasticcione, vero? E che sono anche molto goloso. Quindi immaginatevi tra confezioni di gelati, cartoni di pizza, carte di caramelle, eccetera eccetera, quanta spazzatura che posso produrre. Beh, vi dico solo che mi è arrivata la multa perché sbagliavo a buttare via le cose. Ma ora voglio proprio vedere quanto ne sapete voi. Quando mangiate una banana, la buccia, dove la buttate? Carta, umido, plastica. Intanto ora guardatevi cosa ha preparato Barbara alla povera Lara. Una challenge difficilissima. Oh, c'è Happy. Cioè, ha preso la multa, poverino, per la raccolta di... Come poverino? È la raccolta differenziata, adesso l'ho fatta sempre. Già. Tu sai dove si buttano tutti i rifiuti? Sì. Quasi quasi ti metto alla prova. Ok. Ciao ragazzi. Ciao. Stiamo tornando su Mega Wow, ma oggi Happy ci ha dato lo spunto per una challenge. Voglio vedere se Lara sa dove si buttano tutti quanti i rifiuti, oppure se è come Happy si prende la multa. Ok, proviamo? Ok. Adesso tu mi devi... Devi indovinare... Devi prima mettere la mano qua dentro. E che devo fare? Occhio, perché potrebbe essere una cosa di schifoso. E cercare, senza vedere, di capire che cosa c'è qui dentro. Sembra... È una bottiglia di shampoo. Sì. Che brava. Ovviamente vuota. Ok tesoro, allora sono passata da questa parte, così la challenge è ancora più difficile. Allora, come tu ben saprai, i cassonetti, i bidoni della raccolta differenziata hanno dei colori differenti. Adesso io ti chiedo di che colore sono i bidoni e vediamo se tu indovini. Allora, bidone bianco? Bidone bianco è quello della carta. Brava! Bidone marrone? Umido. Brava. Bidone verde? Vetro. Brava! Quello è troppo semplice. Bidone nero? Non lo sa. Tempo scaduto. Erano i materiali non riciclabili. L'indifferenziata. Un'altra possibilità. Bidone giallo. Dai, è troppo semplice, plastica. Adesso prendi queste belle bacchettine. Guarda come siamo tecnologici oggi. E adesso mi devi dire con la bacchettina in che bidone butterai la bottiglietta dello shampoo. Plastica. Brava. Pesca ancora. Vai. Cos'è? Oddio, è un fazzoletto. Evviva! Hai indovinato. È un fazzolettino per il naso sporco. Dove lo butti? Questo è super difficile. Allora, questa è difficilissima. Allora, ovviamente non la carta. Perché? Perché? Allora, prima di tutto plastica non può essere. Non devi fare le eccezioni, devi indovinare. Sono riciclabili, no? Vetro, impossibile. E carta. No, aspetta, umido. Dai, umido, te la salvo umido. Questa. Nel bidone marrone, quello dell'umido, insieme a tutti gli scarti di cibo. Sì, esattamente, i fazzoletti si possono buttare nell'umido, però a una condizione. Quale? Devono essere tutti bianchi, anche i tovaglioli, quelli di carta del pranzo e della cena, si possono buttare in mezzo all'umido. Però non devono essere molto colorati, perché quelli con le stampe tutti decorati potrebbero avere dei coloranti che non vanno bene per il compostaggio. Bene, pesca ancora, vai. Ma non c'è. No, sembra vuoto, ecco, ma c'è. Ecco. Cos'è? Una penna, perché ho sentito che aveva il tappo, infatti l'ho stappato. Ok, dove la butti? Nei non riciclabili. Come ha fatto a indovinare? Brava, perché? Perché non si può mettere nella plastica. Perché? Perché non è fatta di plastica. Non solo di plastica, ci sono troppi materiali. La punta è di metallo e soprattutto contiene l'inchiostro e quindi non può essere riciclato. Già. Gli inchiostri dove si portano, lo sai? Alcuni inchiostri si possono riciclare. Tipo i toner e le cartucce delle stampanti si possono riportare o all'isola ecologica, c'è un cassonetto apposta. Oppure si possono anche riconsegnare al negozio che li vende, perché loro sono in grado di rigenerarli e di rivenderli dopo averli riempiti nuovamente. Oddio, mi sono sporcata. Che cos'è? È una ciotolina di plastica. Vai, e tira fuori. Sì, questo è un vasetto di un budino, di una panna cotta. E questo dove lo butti? Ovviamente, plastica. Ma non prima di averlo risciacquato sotto il rubinetto. Esattamente, quindi va sciacquato. Oppure si può fare una cosa molto ecologica e anche ottimale. Vi facciamo vedere. Se avete un cagnolino, non avrete il problema di dover lavare tutti i vasetti degli yogurt. Poi se ne avete due di cagnolini, fate anche prima. Ok, guarda che c'è.
Che buono. Guardate che livello di pulizia. Perfetto, adesso lo possiamo conferire nel bidone giallo, perché no, appunto è plastica pulita. Tesoro mio, infatti faccio vedere. Questo è un piatto, usa e getta. Dove lo metti? Plastica. Bidone? Giallo. Brava. E questa? Ci arriverà? Posata, usa e getta. Di plastica. Invece no. Come? Le posate vanno nel non riciclabile. Ah, questa cosa è molto difficile, non la sanno in tanti. Però le posate vanno a finire nel bidone nero, non si possono riciclare. Questo bicchiere, questo è un bicchiere di McDonald's, ma potrebbe anche essere un bicchiere dello Starbucks. Carta. E quindi prendi la palettina bianca. La risposta è carta. Sbagliata. Perché? Assolutamente nell'indifferenziata. La carta va nel bidone bianco solo se pulita. Ma sta male. Perché questi bicchieri non possono essere riciclati? Perché hanno all'interno una pellicola di plastica che non si riesce, è molto difficile staccarla dalla carta. Quindi purtroppo vanno a finire quasi tutti in discarica. Questo invece? Plastica. Il bidone? Giallo. La risposta è? Sbagliata. Come? Ma guarda, è di plastica. Ma cosa c'è scritto? Questo è un bicchiere speciale. È un bicchiere moderno e c'è scritto biodegradabile, compostabile. Questi sono bicchieri nuovi che possono essere buttati, indovina dove? Nella carta? Nell'umido. Cioè si possono buttare nell'umido perché sono biodegradabili. Ah. Quindi questo bicchiere, se tu ci pianti una piantina e lo ficchi nella terra, dopo qualche mese si dissolve. Insomma, le ultime erano un po' difficili, Già. Guarda, te ne faccio una facile facile. Questa è la confezione vuota del gelato. La plastica. E la risposta è? Sbagliata. Perché finalmente qualcosa si muove. Anche questa confezione, guardate un po' qua, è compostabile. Hanno scritto molto bene qui: recupera il coperchio e la vaschetta nell'umido, oppure recupera il coperchio e la vaschetta nella carta. Insomma, Lara, era complicata questa challenge? Sì, molto. E infatti capisco perché Happy abbia preso la multa. Però insomma, ragazzi, come si studiano le cose a scuola, bisogna anche studiare quello che fa bene al nostro pianeta, perché il futuro è vostro e quindi dovete essere voi a imparare benissimo come fare la raccolta differenziata. Cioè, nel nostro mare finisce troppa plastica. Già. Ci sono addirittura delle isole giganti in mezzo all'oceano fatte tutte quante di plastica. Già. E quindi bisogna assolutamente riciclarla. Quindi viva le cose biodegradabili, cercate di farvele comprare le cose ecologiche. Già. E soprattutto, se potete, non comprate sempre bottiglie, ma comprate le ricariche o cercate di riempire i contenitori che già avete. Happy, cerca di fare il bravo e di non prendere più multe, impara tutti i cassonetti. Già. Un salutone da Barbara e Lara, seguiteci anche nei nostri canali. E ovviamente Happy, con questo video ti avremo aiutato. Speriamo di sì, ragazzi, un bacio a tutti quanti da Barbara e da Lara. Ciao! Beh dai, sono super solidale con la povera Lara. Le abbiamo messo gli oggetti più difficili da azzeccare. Comunque ragazzi, la cosa più importante è capire che per salvaguardare il nostro mondo e tutte le sue cose belle è fondamentale fare la raccolta differenziata. Per quanto riguarda la buccia di banana, non va assolutamente buttata per terra per fare gli scherzi e far scivolare qualcuno che vi sta antipatico. Ma va gettata nell'umido, mi raccomando. Ciao ragazzi, alla prossima, mettete like e iscrivetevi al canale. Ciao!